andate a vedere, il kernel viene praticamente consumato quasi tutto o grattugiato fresco, quindi la radice bianca presa e grattugiata così, proprio messa sopra al bollito, allo stufato, al prosciutto cotto, grattato, proprio una, due, tre grattatine, come se fosse parmigiano proprio, oppure trasformato in salsa. La salsa, non so se qua Elena l'aveva riportata, comunque si fa con aceto, zucchero, radici di grain che praticamente macerano nell'aceto e poi si fa questa salsa cremosa e diventa, se volete, tipo maionese, ma proprio bianca, bianca, piccantissima, che ti fa uscire veramente il fumo alle orecchie. E noi andavamo a valutare, e poi vedremo, perché lì l'ultimo, nel giorno della presentazione di tutti i prodotti che abbiamo fatto, di tutte le piante che abbiamo fatto, abbiamo prodotto, cioè abbiamo chiamato un cuoco che ci ha fatto piatti, piatti a base di crema, radicchi, salse, quindi lui ci ha fatto una prova di ossidazione, ha fatto le salse di crema con 4-5 tipi di crema differenti presi da posti differenti, e poi vedrete le foto, c'è cioè quello più ossidato, quello meno ossidato, e su questi vasetti abbiamo fatto fare il panel test alla scuola alberghiera che ci ha detto i risultati del loro panel test, quindi qual era, diciamo, il riferimento più o meno gradevole, più o meno piccante, quello che aveva un sapore deciso, quello che aveva un sapore che invece rimane, insomma, poi vedremo qualcosa l'avevamo messo. Questo è un altro problema, se volete, sempre di Chignon, parlavamo ieri di Chignon radicale, questo è dato dal fatto che troppe piante, all'inizio abbiamo tenuto le piante madri, diciamo, troppo tempo in vaso per cercare di stabilizzarle e tante piante hanno iniziato ad attorcigliarsi perché comunque producevano. Non ci siamo accorti della velocità con cui questa pianta veniva fuori, insomma. Nel 2003 che cosa abbiamo visto? Leggendo appunto, trovando questi altri articoli in bibliografia, abbiamo trovato appunto che si poteva ottimizzare la tecnica agronomica tagliando gli scavi fiorali, anche qua un po' quello che vi spiegavo ieri, quindi limitando la parte di crescita fogliare e andando appunto a utilizzare una nuova tecnica di trapianto. E poi appunto diradare le nuove emergenze, diciamo, dalle radici. E poi appunto abbiamo raccolto i dati e fatto un po' di analisi. Eccolo. No, anche lì dipende un po', indubbiamente tu fai in modo che la pianta richiami le sostanze nutritive alla radice, non alle foglie, quindi gli inverti, diciamo, se vuoi, la polarità, insomma, nel senso quello che lei sta mandando su per fare vegetazione lo rimandi alle radici. Appena vengono fuori i fiori, vedi, se tu ci fai caso la pianta qui è ancora piccolina. Io, quello sono proprio io, capo la pianta e gli levo tutti i fiori. Abbiamo fatto su circa metà del campo, abbiamo fatto questo lavoro qui, perché volevamo vedere se poi, purtroppo l'abbiamo fatto solo l'ultimo anno, quindi non abbiamo avuto, diciamo, dei dati, sì, qualcosa c'è di significativo, ma non abbiamo avuto diciamo, un riscontro già subito lampante, perché naturalmente questo, se protratto negli anni, sicuramente porta. Probabilmente ci darà dei risultati più evidenti, no? Proprio differenze sostanziali, insomma. Penso proprio di sì. Penso proprio di sì, perché è una tecnica che viene fatta proprio, ma anche una tecnica agronomica che si faceva spesso, soprattutto se vuoi produrre. Quando, cioè, se ti serve, diciamo, la radice, io penso anche tipo sul topinambur, puoi farlo, credo che funzioni bene, insomma, perché la pianta naturalmente non spinge più le sostanze nutritive. Ricorda sempre quello che ti ho detto, la mamma che vuole i semi, no? Tu lì li togli i semi, quindi la mamma pensa solo a sé, ributterà fuori nuovo, ma se tu stai sempre lì e naturalmente evita di distrarre, cioè a un certo punto lasciala andare, però insomma, sicuramente aiuti. E poi appunto che cosa abbiamo fatto? Abbiamo visto su questo articolo americano, loro prendevano queste porzioni di radice piccoline della
dimensione di circa un centimetro e mezzo di diametro, le tagliavano, loro avevano esagerato, secondo me, fino a 18 centimetri di lunghezza, tutte uguali, perfette, vabbè, insomma, naturalmente era un altro tipo di lavoro, e le ritrapiantavano nel terreno e praticamente si vede poco e male, ma comunque da questi, diciamo, da questi occhi delle radici, dalle nuove gemme, partivano i nuovi germogli. Questo perché? Perché noi ci siamo accorti che la pianta, se sta, noi abbiamo visto che la coltivazione del CREN può essere, diciamo, biennale oppure tramite questa tecnica annuale. Il discorso di portare avanti una pianta più anni, che cosa comporta? Soprattutto nelle spontanee, questa è la cosa fondamentale, la radice delle piante spontanee, essendo una pianta molto più rustica, ha una radice molto più bitorzoluta, si piega di più, si gira tanto, fa nuove radici. E questo, quando poi devono, diciamo, chi trasforma il prodotto e lo lavora, naturalmente è un gap insormontabile, perché pulire una radice dritta, comunque meno frastagliata, è molto più facile, anche molto più veloce, di invece stare a pulire una radice che è tutta storta, che magari gira, rigira, no? È un po' più complicato. Con questo tipo di tecnica, noi che cosa facciamo? Forse le foto dopo ci sono sicuro. Noi abbiamo messo queste radici a 20-25 centimetri di profondità. La pianta che cosa fa? Praticamente butta fuori, questo è un pezzo di radice che avete visto prima, butta fuori i nuovi germogli, ne butta fuori tanti, quindi la tecnica è di andare dopo lì e pulirli. Addirittura in America ritiravano fuori la radice, la pulivano completamente e la rimettevano giù. Siccome sì, loro facevano solo quello, noi non riuscivamo, io andavo lì e appena vedevo che fuoriusciva un po' di cosa, tiravo forte e staccavo il nuovo germoglio e ne lasciavo uno solo. Nel giro di 9 mesi, con 2 mesi di siccità completa, perché il campo di Sconico non ha, è su un terrazzo dove non c'è proprio nulla, c'è solo un figo che gli faceva un po' d'ombra, però a settembre era buono perché mi sono mangiato un casino di fighi. Io l'ho trapiantato ad aprile, questo l'abbiamo raccolto a novembre, aveva fatto una radice, una carota, già così, quella è la mia mano, insomma, quindi sì, insomma, 20 centimetri di carota, della grandezza di una moneta di 1 euro, che non è grandissima, cioè, ma comunque, però voglio dire, rispetto a lavorare una pianta che ha fatto 1000 gemme nuove, tutte arzigogolate, una attaccata all'altra, quindi molto più difficile da pulire, indubbiamente quel prodotto è molto di meno, però quanto stai a pulire una carota del genere? Qua non posso andare indietro. Quanto stai a pulire una carota così, insomma, una radice dritta così, rispetto a una tutta storta? 10 volte di meno. E quindi quando l'agricoltore ha visto che eravamo riusciti nell'impresa, ci ha baciato le mani, insomma, era tutto contento, soddisfatto. E quindi abbiamo capito che questa tecnica qua, diciamo, a sviluppo annuale, o se volete, diciamo, poco più lunga dell'anno, perché noi abbiamo trapiantato ad aprile, abbiamo raccolto in 9 mesi, se la pianta la lasciamo ancora nel terreno, cioè adesso la pianta, se la andiamo a raccogliere adesso, queste qua avranno fatto un carotone bello grosso e vi farò vedere infatti nei campi dove i terreni erano molto più, diciamo, avevano più elementi nutritivi, come sono andate avanti le piante. Non contento, siccome io devo sempre rovinarmi la vita, ho detto proviamo a zaffardare, questo è il termine tecnico, praticamente impanare quei pezzi di radice prima di metterli nel terreno, la tecnica, cioè zaffardare proprio, è brutto però si dice così purtroppo, impanare proprio queste radici in un prodotto a base di micorrize, e Micosat F è il formulato commerciale di una ditta. Ah, ok, perfetto, così magari è più. Comunque proprio impanare, cioè prendevo questa, perché alla fine queste micorrize, questo formulato commerciale è una sorta di polvere, come si vede poco dalla foto, ma è una polvere marroncina e sembra proprio pane grattugiato, insomma, detto proprio la consistenza è quella. Quindi non facevo altro che prendere la radice, inumidirla leggermente, passarla dentro a questo composto e metterla nel terreno.
Indubbiamente le micorrize che cosa hanno fatto? All'inizio, soprattutto nella prima parte iniziale, aiutano l'assorbimento da parte della radice di elementi nutritivi, quindi è molto più dinamica la pianta già dai primi stadi. È partita in bomba rispetto all'altra, diciamo, all'altra parte. Sullo schema sperimentale avevo lasciato del verde che avete visto, magari ritorno indietro, c'era una piccola parte dove c'è scritto micorrize, 10-15 piante delle 50 che avevamo messo, avevo provato a micorrizzarle così e loro sono partite molto prima. Poi col tempo, naturalmente, col fatto che iniziava a far caldo, che comunque le piante iniziavano a muoversi da loro, insomma, l'effetto delle micorrize è andato finendo e quindi c'è stato diciamo, un po' un appiattimento. Le piante non trattate hanno raggiunto, diciamo, quelle trattate. Però indubbiamente in situazioni di stress o comunque in situazioni particolari, sicuramente le micorrize possono aiutare. Ecco, magari attenuano un po' quello che è lo stress, insomma. Queste sono le produzioni medie dei campi dove abbiamo raccolto il CREN. Questo però si riferisce a prodotti non di queste, cioè non delle nuove, della nuova trapianta che abbiamo fatto nel 2013, ma di quelle, diciamo, a coltivazione biennale. Come potete notare, in bibliografia noi abbiamo trovato che le produzioni in media erano circa 300 quintali ad ettaro. Tendenzialmente abbiamo preso in considerazione il formulato commerciale, insomma, la pianta Bolzano è quello il riferimento commerciale, e abbiamo fatto sul Regent perché era di quello che avevamo più piante in tutti i campi. Abbiamo preso un solo, diciamo, termine di paragone dello spontaneo del commerciale proprio perché potevamo fare l'analisi statistica solo su quello, insomma. E le differenze ci sono, evidenti. Dipende dai tipi di terreni. Vi ho detto, il campo di Nemmonzo, che era quello più con terreno morbido, ricco di sostanza organica, insomma ben dotato, produzioni molto, molto anche superiori a quello che è insomma, la media riportata in bibliografia. Questa è una radice di CREN raccolta appunto nel campo che ha fatto 400 e passa. Sì, è un po' insomma. Lì a Nemmonzo, diciamo che lì lo strato arabile ce l'hai tutto, quindi poi ci sono pietre, ma insomma 40-50 centimetri di terreno ce l'hai, insomma, senza problemi. Questo è quello biennale, quindi quello che noi abbiamo preso dalle piante madri e portato lì, messo giù, e quella è una penna, quello accanto, quindi insomma una sberla così. Sì, è un po', diciamo, anche un'immagine un po' fallica se volete, però col calibro vedete che insomma che bestia di roba. E questa qua, la radice si pulisce, cioè la parte esterna è proprio minima, cioè la buccia se volete, con un pelapatate lo pulite e tutto il resto è tutto prodotto che si mangia. No, puoi farlo bollire, cioè oddio, quelli che appunto o lo invasetti e fai le salse o lo grattugi fresco. Arriviamo anche là. Questi sono. Che è successo? Ah, queste sono appunto delle prime considerazioni che abbiamo fatto noi, diciamo, agronomi, ecco. Quindi questa varietà qui, Regent, si sviluppa bene in zone con scarse precipitazioni, soffre di stagni ed è per quello che c'era quella foto all'inizio che hai visto della radice lignificata, un po' perché oltre alla lignificata era anche il discorso che si stava iniziando a creare un marciume. Perché quella varietà, quell'accessione spinta in un ambiente non suo, quindi più ricco, più umido, l'ha portato a marcire. In zone secche andava a bomba. Radici quindi con maggiore lignificazione, però era molto più resistente alle patologie, probabilmente proprio perché lignificava, induriva i tessuti e quindi gli agenti parassiti andavano più difficilmente su quella pianta, sceglievano le altre, ecco. Il Valente, che era raccolto in zona di montagna, non cresceva assolutamente a temperature alte, in situazioni di terreno povero non ce la faceva. Bolete, Bellis e Valente erano invece suscettibili alla ruggine bianca, per il discorso delle foto che avete visto. La Tonella era quella più vigorosa, che avete visto con la foto di quella pianta con fiori bianchi. Questo appunto è un esempio classico, abbiamo trovato su una radice di CREN, di Sgonigo con appunto Fusarium oxysporum che
aveva insomma attaccato la radice. No, fa proprio schifo. Te lo dico, lo comunque puoi tagliarla, cioè tagli la parte, però lì era realmente una bella, sì, insomma, una bella infestazione. Era andata avanti un bel po'. Lo senti già fuori, cioè quando inizi a tirare fuori la pianta, senti proprio già la puzza di marcio. E tendenzialmente poi una cosa che non vi ho detto, la coltivazione a carota singola, diciamo, quella in stile americano, insomma, della biografia americana, è migliore anche perché il CREN butta tantissime, va molto anche in profondità, quindi quando voi raccogliete una pianta che cresce troppo non riuscite mai a tirar fuori tutta la radice, mai, mai, mai. Quindi dall'avo vi ripartono tante altre piante, quindi poi non la gestite più facilmente. Quindi alla fine noi abbiamo visto che probabilmente quel tipo di coltivazione a un anno e mezzo è comunque migliore anche dal punto di vista poi della conduzione in generale. Fai prima poi a ripiantare nuovo e cioè lo fai scalare su da un anno e mezzo, ce l'hai sempre, però almeno così lo gestisci più facilmente. Produci meno, ma comunque produci, perché una carota così l'avevamo pesata, stai circa sui 150-200 grammi, quella lì bestia così, insomma, pesa tanto. Ecco. Abbiamo fatto delle valutazioni organolettiche con, appunto, con le varie scuole, con questo cuoco di questa azienda agricola che ha anche un ristorante, ci ha fatto le prove e quindi qua vedete appunto ha fatto le salse e se volete dopo vi do la ricetta perché Elena l'aveva detta, non so se l'ha scritta ma l'aveva detta a voce, comunque lì lui poi ha illustrato lui la prova, insomma. Comunque vedete le quattro eccezioni, le tre eccezioni spontanee, Valente, Sgonico e Tonel, e il Bolzano è quello commerciale. Purtroppo qua si vede male, se volete venite al computer la vedete meglio, comunque la Valente è quella più chiara, quella che ha ossidato meno. Dall'alto forse si vede anche qua un po' meglio, comunque chi più chi meno, chi ha ossidato di più, chi ha ossidato di meno, Sgonico o Sgonico che è quella più ossidata di tutti. La valutazione che hanno fatto invece loro come diciamo degustazione lì a scuola e ci hanno riportato appunto il tipo di gusto che hanno trovato, la consistenza della radice e come si presentava la lavorazione, cioè loro hanno degustato, hanno fatto anche delle salse, anche loro hanno visto appunto come si può utilizzare in cucina, fresco, se è stopposo, ossidato, insomma, ci hanno fatto tutte queste caratteristiche, queste analisi qua. Beh, qua insomma abbiamo visto che appunto, il trapianto orizzontale della radice, quello diciamo l'ultimo che abbiamo fatto, permette sviluppo migliore, insomma, è un calibro più principale, insomma, più importante. La raccolta fino alla stagione vegetativa, perché quello che vi dicevo ieri, che avevo sentito anche che era stato chiesto al professor Biscotti, quando raccogliamo noi le piante spontanee, qual è il periodo migliore? Il periodo migliore l'ho riportato poi in qualche altra slide che vediamo dopo, però naturalmente se io devo raccogliere, cioè dipende da che cosa utilizzo io delle piante spontanee, se in questo caso mi serve la radice, io vado a raccogliere la radice quando la radice ha il maggior accumulo di sostanze nutritive, quindi quando non c'è più la parte aerea o quando sta per iniziare la parte aerea. Quindi io la raccolgo in autunno, quando ormai le foglie sono tutte secche e la pianta, in teoria, inizia a caricare la radice di elementi nutritivi per iniziare la dormienza e poi ripartire, oppure all'inizio della primavera, quando la radice inizia a far ripartire il suo, diciamo, il suo ciclo di sviluppo. Naturalmente poi avevamo fatto anche dei valori SPAD, abbiamo rilevato con lo SPAD, è uno strumentino che ti dà dei valori assoluti, delle misurazioni che ti indicano la capacità fotosintetica, diciamo, della pianta. Quindi valori alti vuol dire che la pianta sta bene, che fa fotosintesi e quindi diciamo, il suo ciclo procede bene. Conclusione appunto, il prodotto ha un elevato valore commerciale, è facilmente coltivabile, concimazioni noi in 3 anni ne abbiamo fatte 0, non abbiamo mai dato niente a quella pianta, niente, niente, niente. È una pianta perenne anche perché ricaccia sempre, molto molto rustica, è un infestante e poi tra l'altro la scuola, su nostra indicazione, perché questa scuola, il bello di questa scuola che ci ha fatto anche tante altre cose anche per il luppolo, ha un corso di cosmetica e di moda
allora noi, siccome abbiamo visto che questo prodotto è molto molto forte, abbiamo detto perché non provo a fare delle creme per insomma, cosmesi, soprattutto visto che ha un effetto, è molto piccante, scalda, proprio riscalda effettivamente, detto perché non proviamo a fare delle creme tipo canfora, insomma per i giocatori, per intenderci, insomma per riscaldare i muscoli o rassodante, questo loro lo stanno facendo. Adesso, ma il loro obiettivo era quello di andare adesso avanti quest'anno. Spero insomma che abbiano fatto qualcosa, però dobbiamo ancora contattare perché comunque era un procedimento lungo, dovevano trovare e vedere quella. Ci hanno fatto prima delle analisi sui glucosinolati che io però ho presentato da qualche parte, forse dopo la presentazione la trovo. Erano valori molto molto più bassi rispetto ai broccoli, alle cime di rapa che mangiate voi, che hanno dei contenuti di glucosinolati molto alti, però indubbiamente avevano dei valori, alcune varietà, alcuni ecotipi spontanei mostravano dei valori comunque interessanti. I glucosinolati sono importanti perché sono anche quelli, prevenzione di cancri, insomma, sono delle sostanze che aiutano dal punto di vista salutistico. Questo mi chiedevi, questo è il prezzo del CREN pulito al Despar, al chilo, il prezzo all'Iper, che è un'altra catena che insomma c'è su in Friuli, era 1 euro in più. Al Carrefour è un prodotto che già è commercializzato. Questo praticamente è un'accessione commerciale, sì, una varietà commerciale. Allora, calcola che anche la Silene, che è un prodotto spontaneo, alcune catene di supermercati, come la Coop ci aveva contattato a noi, alcune catene di supermercato vende già dei prodotti di erbe spontanee, tra virgolette. C'è un'azienda a Udine, vicino Udine, che ho scoperto in quegli anni, che fa Silene in idroponica, in serra, quindi su praticamente, spiegartelo in parole povere non è facile, comunque su substrati concimati, ma idroponica è proprio un liquido, cioè un liquido che praticamente ricircola, scorre, è concimato, cioè tu vedi tutte queste radici buttate in questi liquidi, in canalette dove c'è sempre il ricircolo, vengono fuori piante alte così, in giro di pochissimo tempo, che non sanno di un, cioè almeno per quanto mi riguarda. No, loro lo vendono nei sacchetti, il Despar lo vende nelle bustine così, ha dei prezzi allucinanti. Poi vedremo un punto la parte economica, ma come. No, proprio vende solo la vaschetta di Silene, di germoglio, che poi ti vende il germoglio che è quasi a fiore. Cioè, il nostro prodotto che noi vendavamo, le aziende vendevano per conto loro, ma anche rispetto a quelli che trovavi al mercato, che prendevano lo spontaneo, raccoglievano magari quando era già mezzo lignificato, quello al nostro era di una qualità ma mille volte migliore rispetto a loro, cioè tu lo prendevi, il nostro era proprio solo il germoglietto tenero, il primo, quindi tu lo prendevi e lo cucinavi, cioè lo dovevi solo lavare a cucinarlo, poi fresco, cotto, dipendeva da come volevi. E il Carrefour, Carrefour, non so, ma magari il Carrefour. E come si dice la pronuncia corretta? No, no, nel senso che è una catena francese, quindi magari la pronuncia corretta. Lo vendeva anche quelli a 7,99, l'Iper a 1 euro in più. Quindi comunque, insomma, è il prodotto trasformato, perché tante aziende che hanno lavorato con noi fanno già prodotto trasformato, lo vendono a prezzi, insomma, più importanti. C'è un'azienda che poi l'ho messa tra le best practice che vedremo, che fa appunto CREN, trasforma queste salse e lo fa anche con le mele, fa una salsa a mele e CREN che è un po' più dolciastra, quindi un po' più amabile se volete come sapore, poi lì varia dal produttore, insomma, ognuno poi se lo crea come meglio crede, no? E queste sono tutte le aziende che hanno partecipato con noi, che abbiamo ringraziato. Vediamo anche la rapa, così facciamo anche l'altra brassicacia e così vi fate un'idea anche. Okay. Esatto, adottate anche voi una rapa. E anche qua siamo sempre delle brassicacee e questa è una rapa, appunto come vi abbiamo detto,
che viene coltivata in un ambiente a 400 metri, un ambiente anche qua a ridosso delle montagne, sempre in Carnia. Questo è un paesello vicino, sì, insomma, in zona montana. La semina l'abbiamo fatta in vivaio per il semplice fatto che noi servivano piante per, diciamo, poi fare la riproduzione e vedere com'è. Comunque la semina diretta in campo, perché di solito la rapa viene seminata direttamente in campo, si fa tra giugno e luglio. Il trapianto naturalmente è leggermente spostato, la raccolta viene fatta a settembre-ottobre, quindi è una pianta che ha in 4 mesi, in 3-4 mesi la metti e la tiri fuori, proprio senza problemi. È molto molto veloce. Come avevo detto anche ieri, anche qua abbiamo dovuto reperire il seme, abbiamo cercato le vecchiette, chi ce l'aveva, quella che è morta, insomma è stata un po' una battaglia, però fortunatamente abbiamo reperito il seme, abbiamo fatto una selezione delle piante nate, non nate, abbiamo richiamato questi vecchietti, sono venuti in vivaio, hanno visto le piante, hanno detto questa assomiglia di più alla rapa di Verde Emisfera, questa no, quindi abbiamo fatto un'ulteriore cernita. Di quelle diciamo, che avevano scelto loro, le abbiamo messe in vari ambienti, abbiamo raccolto i semi, abbiamo iniziato a fare le piante e poi quindi siamo partiti con la ricerca. Quindi tutto questo ci abbiamo messo un anno e mezzo circa. L'altro anno e mezzo abbiamo fatto due prove sperimentali, quindi due raccolte. Questa appunto è l'attività che avete già visto ieri, non perdo tempo. Qua è la produzione in vaso. La rapa, bisogna stare molto molto attenti quando si fa in vaso, soprattutto prima quando si fa in plateau, perché naturalmente ha lo svantaggio che andando poi a raccogliere la radice insomma, che deve essere comunque la radice, insomma, la parte che viene fuori della rapa, insomma, e, se quella radice accidentalmente tocca il plateau all'inizio, quindi tocca il polistirolo, rame o non rame che sia, si deforma proprio già, cioè viene già deformata, gli rimane quella ferita, quindi cioè, avete un prodotto diciamo qualitativamente meno apprezzato perché esteticamente è più brutto. Sì, no, ma infatti noi l'abbiamo fatto, ti ho detto. Noi l'abbiamo fatta con questo metodo qua per il trapianto solo e esclusivamente perché avevamo pochissimo materiale e non sapevamo ancora no, figurati, qual era come ti posso dire, anche com'era realmente l'aspetto. Poi abbiamo chiamato questi vecchietti per pulirle, per selezionarle, proprio perché se no non mettiamo in campo, rischiamo poi di incrociarle, se andavano a fiore perdevamo tutto, no? Quindi abbiamo fatto i campi sperimentali e abbiamo messo giù questi campi sperimentali. Biotelo, lì abbiamo utilizzato biotelo e non abbiamo utilizzato, e senza, diciamo, senza tela. Abbiamo fatto le due prove con due varietà commerciali e questa rapa di Verzenni, diciamo questa rapa autoctona, quindi una rapa autoctona e due rape commerciali, la rapa di Milano e la rapa tonda, che erano, diciamo, che sono le due varietà più diffuse commercialmente, insomma. Con telo e senza telo. Perché? Perché volevamo vedere appunto quanto influiva lo sviluppo della rapa al telo, insomma, in che modo. Questo invece era il campo dell'anno precedente, che abbiamo fatto tutta una coltivazione senza telo. No, allora noi abbiamo fatto, quelle che abbiamo messo in campo tu le raccogli prima che vadano a fiore, cioè le raccogli quando abbiamo selezionato le piante, le abbiamo tenute proprio separate, non so se hai visto, le abbiamo chiuse in serra. Esatto, quelle le abbiamo avuto impollinate proprio per evitare, anche perché devi sapere che tra l'altro anche le brassicacee sono abbastanza insomma, si incrociano facilmente, ecco, sono dei facili costumi e quindi bisogna stare molto attento, soprattutto lì è molto diffusa anche la coltivazione del colza. Quindi stavi poco a farle incrociare, no? Vabbè, sì, la rapa tu la semini e naturalmente lei ti fa la rapa, ti fa le foglie e tu la raccogli prima ancora che tiri fuori sullo scapofilo. Quindi in 4 mesi tu la raccogli. Sì. E fa sempre una
Rapa. No, noi l'abbiamo fatto solo esclusivamente, allora, vabbè, dei formulati commerciali lo trovi in commercio. Della nostra, naturalmente, noi ogni anno abbiamo tenuto delle piante madri, cioè il primo anno abbiamo fatto le piante, naturalmente poi le piante, succede questo, che tu la pianta la semini, come ti ho detto, a giugno, no? La raccogli a ottobre. Se non la raccogli, la pianta rimane lì. No, no, non va subito a seme perché poi arriva l'inverno, quindi si ferma. Secca un po' le foglie e qua là, se non piove tanto non marcisce, perché ricordati che la rapa è comunque fuori dal terreno. Se piove tanto inizia a far marcescenza, è difficilmente, un po' rimane, ma comunque non riesce ad andare avanti. Poi dopo, nella primavera successiva, in marzo-aprile, ti produce il seme, ti fa, come abbiamo visto fuori diciamo, per la senape, no? Anche per il colza, ti fa appunto quella siliqua e dentro c'è tutte i semini. E quindi tu, se vuoi raccogliere il seme, lo raccogli praticamente l'anno dopo, quando l'hai seminata. Per evitare l'ibridazione, se hai tu una tua pianta, cioè se tu una tua varietà che vuoi tenere, diciamo, isolata, siccome si incrocia facilmente, alcune piante, anche quest'anno dal campo, le abbiamo letteralmente tolte dal campo, messe in vaso e portate in ambiente controllato. Uno perché così d'inverno non andavano incontro a marcescenza perché non gli pioveva in testa. E due perché comunque non volevamo che si ibridizzasse con le altre. Quindi abbiamo preso una trentina di piante portate in serra e in altri, sì, insomma, in veranda a casa del responsabile e abbiamo aspettato che adesso, l'ho raccolte un mese fa, io ho raccolto il seme, adesso lo pulisco. No, no, quest'anno no, l'abbiamo lasciate da solo, hanno fatto da solo, perché avevamo visto che comunque riescono tranquillamente. Il primo anno l'abbiamo fatto per un discorso proprio di scarsezza di seme, quindi abbiamo fatto tutte quelle tecniche che ci servivano per cercare di avere più seme possibile. Sì, se hai solo quella vai tranquillo, insomma, non hai problemi. E avevamo anche qua notato le prime differenze con quelle commerciali, come vedete già dal colletto era molto più viola rispetto all'altro. Queste differenze qua ci hanno permesso di scrivercelo poi nel registro varietale, quindi sono state fondamentali. Differenze morfologiche si nota meno, ma insomma anche qua vedete che il viola è molto più persistente su questa varietà autoctona. Dimmi. No, allora, noi quelle differenze che hai visto prima, anche quella di prima era su germogli, cioè su germogli, sulle plantule che stavano crescendo, quindi quelle lì non le abbiamo. Però abbiamo fatto un articolo che è andato anche in Cina quest'anno, credo, un poster però non forse è riportato qua, dove abbiamo fatto proprio differenze, dopo lo vedrai, per tutte diciamo, sia quelli commerciali che la rapa di Verzenis, abbiamo preso tutte le misure, peso, altezza, larghezza, dimensione diciamo, della colletto, sia della radice che dell'apice fiorale, diciamo, della parte vegetativa. E abbiamo trovato le differenze statisticamente significative e quindi che ci hanno permesso anche da quel punto di vista di caratterizzarla. Cosa che la caratterizza molto, questa rapa, diciamo, rispetto alla, vedi qua, i parametri di misura sono stati il peso, la larghezza, l'altezza, il colletto e la larghezza delle radici. Cosa che appunto ci ha permesso appunto di caratterizzarle un po' è stato proprio questo. Qua vedete appunto delle differenze significative o meno rispetto a uno o più, beh, non sto a perdere tempo, intanto non è che vi interessi più di tanto, comunque insomma abbiamo visto come si diversificava tra l'una e l'altra varietà e quanto poi anche la pacciamatura avesse influito sulla produzione, insomma. Naturalmente, pacciamandola, la rapa ci è venuta molto molto più grossa, anche se molto più bianca, perché comunque il telo a un certo punto ha iniziato a coprirla e non prendeva più sole e quindi è rimasta bianca. Le produzioni sono queste, e quindi ci avete anche il peso medio per pianta, insomma, comunque 300 grammi a pianta, insomma, non è
bella. Vedete, e notate appunto tra il telo e non telo c'è sempre una. Esatto. Quando abbiamo visto che la rapa iniziava a crescere tanto, l'abbiamo un po' allargato. Però appunto abbiamo utilizzato biotelo anche perché in 4 mesi, da giugno a ottobre, non faceva più neanche, cioè lì faceva caldo ma non caldissimo. A giugno l'abbiamo messo che era ancora fresco la mattina, quindi non abbiamo tirato più di tanto e è andato bene, insomma, ha fatto il suo dovere. E queste sono le differenze, ma oddio, la foto non è il massimo, comunque insomma c'erano differenze fondamentali tra la grandezza, insomma era. Sì, beh, più colore quella con telo, sì, scusami, quelle senza telo erano molto più colorate. Ci dovrebbe essere poi forse qualche altra foto. Qui poi abbiamo preso anche dei valori commerciali, quindi quelle che abbiamo visto spaccate, quelle bucate da insetto, quelle marce, abbiamo fatto anche una selezione, insomma, però non c'erano grosse perdite, almeno quella, se vedete quella proprio locale, reggeva molto di più, ha retto molto di più alle condizioni, perché? Perché di là c'è poco da fare. Queste appunto sono quelle non commerciali, si sono spaccate oppure tutte bucherellate. E queste appunto sono le piante, quelle che vi dicevo che abbiamo raccolto, non abbiamo, diciamo, commercializzato, venduto, ma abbiamo prese, messe in vaso e utilizzate per fare il seme nuovo adesso, che ho raccolto sì, un mese fa. E questa qua la vedete lampante, proprio la differenza. È vero che quella è più sporca, quindi un po' tra in inganno, però è un viola molto più lucido, molto più acceso. Quindi una differenza, insomma, evidente. È lei, insomma. La differenza fondamentale che abbiamo visto è che è molto più schiacciata come rapa e non viene molto molto grande, più piccolina, rimane più piccolina in tutte le dimensioni, insomma. No, è dolce, dolciastra, sì. È abbastanza dolce come sapore. Sì, no, no, è una rapa proprio come la rapa classica, solo che ma sicuramente questa qua è stata una rapa, almeno quello che pensiamo noi, cioè presa comunque da varietà, diciamo che c'erano magari 150 anni fa, poi è stata sempre coltivata lì, è stata sempre coltivata lì, è stata sempre coltivata lì, naturalmente si è adattata a quelle caratteristiche ambientali. Adesso va meglio rispetto alle altre commerciali perché ormai lei lì è casa sua. Sempre per quel discorso di cercate di coltivare, sì, la mangiano anche cruda, la tagliano tipo ravanello anche, no? La tagliano sottile e la mettono nell'insalata. No, no, ma a prescindere dagli orti, anche il discorso delle piante spontanee, coltivate tutte le piante che trovate in natura facilmente, quello è molto più facile che vengano, ed è molto più facile che vengano secondo canoni biologici. Le utilizzate? Vabbè. Ma appunto io per quello cercavo di farvi una lezione, cioè poi non mi piace neanche parlare di lezione perché io non mi sento un docente, cioè nel senso a me piace interagire con chi viene a fare lezione perché lo trovo una cosa molto più costruttiva, infatti a volte spesso burde dico parolacce, cose perché quando sto, diciamo, in un ambiente più familiare mi sento più a mio agio e magari anche più facile colloquiare con voi, no? E naturalmente io appunto volevo portarvi degli esempi che facilmente potete replicare voi qua su piante simili o comunque tenendo appunto una conduzione facile, gestibile, perché queste piante hanno il vantaggio che se coltivate in ambienti dove loro crescono normalmente, non hanno bisogno di chissà quale agrotecnica o chissà quale concimazioni particolari, esigenze particolari, però naturalmente qualche piccolo accorgimento tecnico aiuta a avere un prodotto di qualità, comunque un prodotto migliore, sia dal punto di vista produttivo e poi qualitativo, cioè la professionalità va legata solamente al, diciamo, io lo dico spesso, cioè noi siamo quelli che devono cacciare rispetto all'agricoltore il coniglio dal cilindro, perché l'agricoltore ha tanta esperienza, sicuramente più di me, però io naturalmente ho delle basi, spero, diciamo, scientifiche che mi devono supportare, che devo far capire a lui e farle funzionare. E fargli fare quel salto di qualità. Questo è un po' quello che si cerca di fare.
E qua appunto torniamo sempre al discorso della colorazione, questo appunto è della rapa senza telo, vedete insomma la differenza con telo e senza telo. Sì, insomma il telo vedete qua è andato proprio sulla rapa, quindi l'ha lasciata bianca. E anche questo poi in fase poi di commercializzazione, perché poi questa azienda vendeva poi con la rapa fresca, naturalmente ci ha detto che la rapa bianca, visto che loro sono più abituati ad avere una rapa violetta, la rapa bianca piaceva meno. Però piaceva di più, perché se vi ricordate ieri che vi ho detto il discorso della brovata, che loro fanno un piatto tipico con il sidro di mele e la rapa rimane bianca perché loro la sbucciano. In queste rape qui bianche, completamente bianche, avevano meno da sbucciare, quindi avevano più prodotto, la rapa era ancora più grossa e quindi a loro piaceva di più quella col telo. Quindi alla fine fortunatamente non abbiamo fatto male a nessuno, ci abbiamo accontentato tutte e due le... Esatto. Sì, ma la sbucci... Sì, tutta bianca. No. Appunto, la cosa fondamentale è appunto quello che poi noi abbiamo visto, che è legata alle tradizioni, al territorio. Naturalmente la rapa con la rapa non fai reddito, cioè nel senso, se fai solo rapa, non dico che muori di fame, insomma, se fai già solo se fai brovate, sono aziende agricole lì che la brovata è il loro elemento, cioè è proprio il loro reddito principale. Quindi se gli va male la coltivazione di rapa, perché la brovata la trasformano, è una DOP, quindi ha anche dei buoni prezzi di mercato, la vendono nelle buste di plastica, questa rimane un po' liquida dentro, quindi c'è queste, non so se ho foto, forse sì, vediamo, no mi sa di no, Elena non ha messo, sono praticamente tagliate a fettucce proprio queste rape, vengono tagliate a fettine sottili, no? E messe a macerare nel mosto o nel sidro. E poi dopo si mangiano così, proprio prese dal mosto, a me non fanno impazzire, però insomma è un piatto tipico loro tradizionale, proprio contadino, ruralissimo, economicissimo, perché era lo scarto della lavorazione del vino, delle mele e la rapa che comunque insomma sì, è proprio una pianta povera, insomma. E calcolate che lì tra l'altro c'è molta tradizione perché... questo paese si chiama proprio, cioè gli abitanti di quel paese in dialetto li chiamano proprio i coltivatori di rapa e diversi comuni di quelle zone hanno come stemma comunale e dentro c'è la rapa, in tantissimi di quei comuni, quindi era proprio, quella rapa è proprio là, è radicata proprio, è un marchio di fabbrica, esatto, come per Acquaviva la cipolla, no? Cioè, ce l'hanno proprio... Io appunto studiando a Campobasso, a Isernia, i campobassani chiamano gli isernini cipollari perché loro pure fanno un sacco di cipolle, li chiamano i cipollari, quindi è normale, insomma ogni posto ha la sua pianta di riferimento. Non so se dobbiamo fermarci all'una e mezza, mi sa forse all'una, non so, all'una? Che cosa, scusami? Sì, aspetta. Ah, no, è un errore. No, è un errore. Quella che ti ho dato ieri è quella giusta. Sì, era un errore probabilmente di Federico Capone, Federico trattino basso Capone, yahoo.it. Non so se dobbiamo fermarci adesso, credo all'una, non so com'era, non mi ricordo. Ok, se avete qualche domanda o se avete qualche domanda, qualche cosa, se no poi riprendiamo. Salsa tartara? No, la salsa tartara. No, il crenne è proprio la salsa fatta, il crenne che è quella pianta, ma anche la salsa la chiamano crenne alla fine. È proprio una salsa che è fatta con aceto, zucchero e non questo che hai visto adesso, quello di prima, il rafano, l'horseradish, lasciato lì a macerare nell'aceto. Praticamente macerando poi si fa,
No, si fa praticamente una sorta di poltiglia che poi loro naturalmente la lavorano a crema, insomma, diventa una sorta di maionese vera e propria. Sì, lo trovi qua. Sì, per quello ho voluto presentarvelo proprio perché qua ce l'avete. Non è molto utilizzato qua, probabilmente, cioè molto poco. In alcune zone, appunto, Angelo, io non so se conosci Angelo. Sì, lui mi diceva che c'è qua in Lucania, in Basilicata, c'è un paese dove fanno proprio una festa per questa pianta.